ladies and gentlemen, una leggenda, il più grande chitarrista italiano, così lo ha definito una rivista importante italiana. Lui porta con sé, tra le altre cose, Battisti e Battiato. Ladies and gentlemen, Alberto Radius. E cucurù cucù paloma, lui prende subito la chitarra perché, diciamo la verità, tu, ho letto in un'intervista che dici: ho 80 anni, ho un po' d'acciacchi, vado avanti con le pasticche, però quando c'è da parlare di musica non ce n'è per nessuno. Allora, ieri sera avevo 37 di febbre. No. Che non è febbre. Che non è febbre, smettila. Però ho preso una tachipirina lo stesso per venire qua. Hai fatto bene. Senti, ma Cucurù Paloma, cioè, ci sei tu sulle... Sì. La chitarra tua. Sì. Tu, guarda, fino a mondi lontanissimi, 6 album, li ho fatti tutti io, nel mio studio. E diciamo, non era neanche facile quel tipo di chitarra e quel tipo di effetti... quando è uscita questo straordinario capolavoro di Battiato, non c'erano i mezzi che ci sono ora, giusto? Oddio. Battiato e Battisti. Ci andiamo subito ad ascoltare un po' di cose di Battisti che hai fatto tu con lui? Vai! Ancora prima di capire mi trovai sotto braccio, lei stretto come se non ci fosse più. Piangere salame, dei capelli del verame, sono un gioco e non un fuoco. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente, non sarà. Sempre vivrà. Eravamo io e Lucio a Roma con i complessini, diciamo, di quartiere. È così? Quando è la prima volta che vi siete conosciuti? Allora, io l'ho conosciuto, avevo 12 anni. 12 anni. Al Club dei Professionisti, vicino a Piazza Cavour, c'era un bar molto grande e sotto c'era un cantinone dove il proprietario dava spazio a tutti i ragazzini delle scuole, del Tasso, di Giulio Cesare, del San Donato Magno. Io ero lì. Io ho fatto sia il Tasso sia Giulio Cesare, Ma hanno bocciato. Che sono licei romani. Io sono licei romani molto noti. Ma hanno bocciato a Giulio Cesare, quindi... Allora, Giulio Cesare è un liceo pubblico. Salone Magno è un liceo privato.
Era più bello. Vabbè, ma adesso... E cosa ricordi di Lucio Battisti? È difficile. Te lo ricordi il primo impatto con lui? Beh, il primo impatto, quando avevo 12 anni, è stato minimo, perché giù c'erano tutti questi gruppettini di scolari, ognuno arrivava con un amplificatore, con una cosa, un macello. Succedeva sempre un macello, ognuno suonava sull'altro. Bello. Però lui era forte già, era forte. Che poi tu sei del 42, no? Quindi era il 54 per l'anno. Sì. Poi vi siete ritrovati a Milano e tu dici questo, Lucio mimava i suoni e io lo seguivo. Sì. Cioè? Allora, per esempio in Pur mi sono scordato di te, l'introduzione lui non l'aveva fatta come la facevo io. Sì. Ha fatto... E io l'ho plasmata e è venuto fuori. Beh, e cosa univa Battiato e Battisti? Due artisti molto diversi fra di loro, coi quali sei l'unico chitarrista che ha lavorato con entrambi. Dunque, primo sono molto contento di aver lavorato con due geni. L'altra volta un mio amico ha detto, io preferisco uno che lavora con me spesso, dice preferisco Battiato. Un momento, Battisti era 20 anni prima, certo. Ha inventato la maniera alla Bob Dylan di cantare tutto tronco, perché prima c'erano i cantanti ad Albano, Claudio. Ci sono ancora. Ci sono ancora, esatto. Tu peraltro hai suonato con Albano anche. Ho fatto... Allora, mi hanno chiamato una volta in uno studio di registrazione, c'era tutta l'orchestra, c'era Albano dentro il gabbiotto e detto Mariano ha detto, ma tu che faresti qua, Alberto? Ha detto, introduzione. E te la fa. Con il piano, è stata modificata. La riconosci? Beh, l'avrà sentita un paio di volte. Però davi contemporaneità americana ai pezzi italiani, giusto? Davi un po' la contemporaneità della musica americana ai pezzi italiani? Beh, perché questo era un po' una radice... Quello che arrivava per me. Perché io sono scappato da Roma perché non c'era lavoro. Quando sono arrivato qua mi sono messo sotto... le spalle di detto Mariano che mi faceva lavorare un macello. Senti, prima di arrivare a Milano, rivediamo questa foto del San Leone Magno, dove tu hai 14-15 anni e ti esibisci di fronte a un signore, se non erro, un alto prelato. E la foto non la vedo, ma non importa, magari me lo racconti. Peraltro il San Leone Magno, liceo frequentato anche dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e questo non interessa a nessuno. Sì, era un anno. Anch'io. C'è un anno di più. Ah sì, te lo ricordi Mattarella? No, non me lo ricordo, ma so che c'è un anno di più. Perché tutti i miei compagni di classe si ritrovano tutti gli anni in un qualche ristorante. Io non ci sono mai andato perché da Milano a venire, certo, per mangiare, insomma... Complicato. E comunque sì, anch'io ho frequentato il San Leone Magno, comunque media e ginnasio, questo non interessa a nessuno, e poi ho fatto la scuola pubblica. Comunque il San Leone Magno... Era una scuola veramente... Era una scuola storica di Roma. Vediamo Battiato, vai. Tu ora devi presentarci il gruppo. In ordine di età, che poi coincide con quello della prospettiva, Mino Di Martino, sax e tastiera, Alberto Radius, chitarra e voce, ay, 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 ay.
pistolera del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Oh, Patriot Wars, engagez-vous. La musica contemporanea mi butta giù. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena. Perdersi in questo incantesimo. E se Alberto Radius era alla chitarra, c'era anche però Tullio De Piscopo collegato con noi da Sestola in provincia di Modena. Tullio, che fai? Le tastiere? Prova a collegarti. Eccolo! Ehi! Ciao! Zanconato. Ciao Tullio, ciao, le bacchette meravigliose, sempre in prima prima abbracci fila. Abbracci sinceri. Anche da noi. Senti Tullio, io picchio dappertutto, ovunque stai suoni. Ma che, dice Alberto, diceva che non si apriva lo studio di registrazione se non c'era Tullio De Piscopo e Giulio Swarmer. Madonna, anche Julius Farmer, il grande Julius Farmer al basso. Però non si apriva... Abbiamo fatto tantissime cose. Ma ti... è vero che tu ricordi. Mi ricordo. Vai, vai. Dimmi. No, mi ricordo. C'è questo aneddoto che tu ricordi che all'epoca Battiato era su a Milano e girava con un furgoncino. Un furgoncino Volkswagen dove c'era scritto appunto... Sì, allora... raccontamela questa cosa. Questa è come ho conosciuto Franco Battiato. In via Gustavo Modena, a Milano, io avevo un letto presso una pensione. In questa stanza molte volte cambiavano di letto perché... Magari c'era il pianista di un'altra orchestra, magari il chitarrista. Io mi trovavo sempre questi musicisti e ho conosciuto tanti musicisti. La cosa che mi era rimasta impressa era un pulmino che vedevo la notte parcheggiato, un pulmino vecchio, un po' trasandato, un Volkswagen, con scritto Franco Battiato. E io così ho conosciuto il suo nome. Però poi un giorno l'ho trovato... sotto a via Gustavo Modena 25 e ci siamo messi a parlare e poi da lì sono nate tante cose come per esempio l'era del cinghiale bianco che è stato, io direi che è stato il CD che ha dato il là a Franco Battiato e Alberto lo sa benissimo, abbiamo fatto un lavoro pazzesco per fare quel CD. C'è un aspetto umano fortissimo, Alberto, perché mi risulta che Franco ti prestò 50 milioni dell'epoca per comprare casa. No, me l'ha regalati. Te li ha regalati? Allora, avevo comprato... No, a me niente però. Avevo comprato una casa vicino allo studio dove lavoravo. E costava 250 milioni. Capolago? No, Capolago era dove all'inizio abitavo lì, però non si poteva fare. C'era un giornale, c'era sotto lo studio, sopra abitavo io, un macello era. Ah, ho capito, sì. Vi si sono divertiti questi ragazzi però, Dico, vi siete divertiti. E come andò con questo assegno di 50 milioni? Che allora, oggi quanto ammonterebbero? No, lui ha saputo, non so da chi, che mi mancavano questi soldi, questo danaro, perché i soldi sono brutti. E allora che ha fatto? Ha tirato fuori il libretto e dice, Alberto, tu hai fatto tanto per me. Ha scritto 50 milioni. Io sono rimasto e dico, no, scusa. Mi sono rifatto in parte perché tutte le produzioni che c'erano, logicamente lui non pagava più perché 50 milioni certo, erano
glieli scalavi. Erano quattro album, capito? Ma io devo dire che è stato il periodo più bello della mia vita, perché Tullio non l'ha detto, ma Tullio, siccome il long playing, l'LP è stato fatto... L'era prima, il cinghiale bianco? Sì, prima in un altro studio, ma non era piaciuto. Allora Tibaldi, che era il proprio della EMI, mi ha mandato tutti i nastri e lui ha fatto un click a mano. Com'è questa storia del click a mano, Tullio? Cioè? Te lo spiego, è stata un'esperienza straordinaria. Allora, la cosa più bella di questo lavoro che era stato fatto prima era la voce di Franco Battiato. Allora, che facciamo? Teniamo la voce. Però io, per poter fare un'altra batteria, per poter fare le chitarre di Alberto, per poter fare il basso di Julius e tutti gli strumenti, ci voleva un click. Adesso lo chiamano click, quello elettronico, no? Che discasse il cervello. Tac, tac, tac. Allora lo feci con le bacchettine. Attenzione, si rallenta. Attenzione, tempo, tempo. Per tutto l'LP. Ed è venuto fuori un capolavoro, una cosa bellissima. Ma certo, c'eravate voi che eravate dei geni. Eccolo qua, guarda. Attaccando. Piccoli grandi miracoli. E poi eccolo Tullio. Serena, sì. Questo era il pezzo di Alberto dell'LP Carta Straccia, che aveva fatto un grande successo nel ghetto. Poi noi andammo in tournée, siamo stati per 2 anni in tournée, e poi avevamo fatto anche l'LP che andò molto bene, America Goodbye. Ma in Carta Straccia c'era un pezzo, che era il 1977, cioè eravamo un po' troppo avanti. Voi siete avantissimi, tant'è che è di moda adesso che il reggaeton, ve lo siete inventati voi, lo so, no? Lo so, peraltro so anche che stai su tutte le classifiche, perché un noto DJ Michael Klein ha praticamente rieditato, remixato Stop Bayonne. Allora, io vado sui Formula 3 e poi mi racconti di quando Battisti stava partorendo, la moglie di Battisti stava partorendo a casa tua. Formula 3. We'll be right back.
Allora, Lucio e Mogol sono venuti in un locale dove la Formula 3 lavorava. Perché la Formula 3 non l'ha fatta Lucio, l'avevamo fatta già certo. prima. Formula 3 perché non c'era il bassista, giusto? Non c'era il bassista. Il bassista lo faceva il tastierista con uno strumento che si chiama busilacchio, scomparso nel nulla dopo. Cioè, faremo una ragione, il busilacchio è sparito, va bene. Già il nome è una barzelletta. Non è che lavoro, va bene. Busilacchio. Sono venuti giù e loro stavano ancora verniciando la numero uno. Ha detto, senti, ma volete fare un contrattino con noi? Perché no? Io c'ho un bel pezzo. Faceva... Questo era questo folle sentimento, il primo disco, grande successo, dopo 3 settimane quarto in classifica, quando c'erano le classifiche vere, esatto. Erano vere le classifiche. Però devo dire che noi siamo stati in un'altra classifica anche, Skiff Parade. Come la Skiff Parade? Che non è, mi sembra dal nome non sia una bella, cioè non è bello no, starci dentro. Era proprio... c'era un pezzo, aspetta che devo... No, ma però andiamo avanti, perché io volevo sapere quando, insomma, quando la moglie di Battisti stava per partorire e allora, tu li hai ospitati, sì. Perché erano presi d'assalto dai paparazzi. Erano 2 mesi inseguiti dai paparazzi, loro abitavano in Largo di Rio de Janeiro, in una villettina, quelle dei ferrovieri. Allora a un certo punto sono disperato, dico scusa, io abito lontano da qua, andiamo di notte a casa mia, c'ho un letto a castello e un armadio in una cameretta di da poco. E tu li hai sistemati lì nella stanza degli ospiti, sul divano di casa, cioè che come, come ti pagliato l'abbattiato poi. Comunque però sono arrivati lì, si è piazzato 2 mesi. Faceva sul letto a castello? No. No, andava giù a fare la spesa, tanto poi passavo io e pagavo. Battisti questo? Questo sì. Cioè Battiato ti ha dato i soldi e tu li hai girati a no, Battisti? No, prima. Questo... No, ma certo, sì, certo, sto scherzando. Beh, ma è così, è un sempre. Senti, ma è vero che Battisti era ossessionato dalla voce mentre Battiato era più meticoloso sulla musica? Beh, erano due geni. E due rompiscatole, immagino. No. In senso no. buono, no? In senso sulla, di attenzione per il lavoro, no? No, perché Lucio aveva questa situazione che mimava quello che dovevo fare. Io ne facevo 3-4, poi sceglieva. Anche lui, anche Battiato faceva questo tipo di tranello. Ma tu che faresti qua? E facevo... Roberto, mi devi fare quella stratosferica schitarrata del tempo di morire di Battisti. Ti prego. Allora, quel pezzo... È stato fatto 4 volte. Motocicletta 10 HP, tutta cromata, sì. E tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato e so che morirei. Non dire no. Motocicletta 10 HP, tutta cromata. Vai. E tu a 16 sì, questa è una vita. Ho il cuore malato,
non dire no. Non dire no. Non dire no. Mi passa il tempo di morire a te braccia così. Domani puoi dimenticare domani. Adesso dimmi di sì. Vai Tullio, volevi intervenire. Peraltro so che giovedì sei in concerto al Dumbo Space di Bologna. Dal blues al jazz con andamento lento, sì, ovviamente. Sì, 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 per lo... per lo studio 54 a Dumbo Space di Bologna, domani, Bravo, domani. Bravo, ok, bene, bene, domani andremo tutti a vederti. No, volevi intervenire sul, quando io uso il termine rompiscatole, intendo la meticolosità, la acribia di questi geni che si applicavano alla musica con una, appunto, attenzione, dedizione completa. Certo, 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 certo. Però Battiato era meno frenetico. Beh, a parte filosofica era meno frenetico, diciamo due tipi, esatto, sì, sì, probabilmente Battisti. Però la cosa, dimmi un'altra cosa, una cosa grande che facemmo con Alberto, questo bisogna dirlo, era il brano Celebrai di Alberto, era avanti di 40 anni, perché noi inventammo il reggaeton nel 77. Celebrai! Questo era il reggaeton. Adesso suonano solo questo. Eccolo qua. Grazie, grazie davvero Tullio. Domani tutti ad ascoltarti a Bologna. Grazie a voi. Sei sempre un amico, ti aspettiamo alla qui grande. Quando vuoi. Io le tue bacchette le conservo sul comodino di casa, quelle firmate. Grazie. E Alberto, pensare un che bacio tu... grande a tutti voi, Alberto. Fatti sentire qualche volta, Oh, mi raccomando, che fai? Sparisci? Non lo chiami? No. Guarda. Ma lui è... dice così, ma è lui il primo che non si fa sentire. Vabbè, non ci credo. Senti Alberto, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, perché questo genio della musica, con questo animo rock che diciamo fa restare giovani, e tutto nasce, tu sei, quando avevi un anno i tuoi genitori si separano e tu vai a vivere con tuo nonno, che ti faceva ascoltare la musica e al quale lui rubava 100 lire su 100 lire, rubava, insomma, sottraeva. Rubavo. Ah, rubavi, io volevo metterla più gentile, tanto ormai è prescritta. Di notte lui c'aveva il gilet con le 100 lire e le 50 lire. Allora io piano piano arrivavo lì, di notte si sentiva, piano piano tiravo fuori 100 lire e poi andavo a letto e le mettevo nuove. E mi sono comprato la prima chitarra elettrica con quei soldi. Erano gli anni 50, anche lì torniamo. Erano 52, 53. Ma quindi, ma i tuoi genitori quando li vedevi? Poco. Poco però non mi sono mancati perché c'avevo il nonno. E poi c'è questo particolare che vorrei che tu ci raccontassi perché, appunto, ma tuo nonno era solo, peraltro? Sì. Quindi l'unica figura genitoriale era tuo nonno? Fratello, amico e... papà e mamma, tutto. Famiglia. Era una famiglia completa. Perché le famiglie sono di tanti generi e si può, sì, si può ritrovare il sorriso e la gioia, un bambino la può ritrovare se c'è amore anche solo da un nonno. E so che quando i tuoi genitori sono morti tu eri con loro e questa è una fortuna, possiamo dire, per un figlio. Sì, mi sono morti in braccio. C'era mia mamma che è morta verso i 51 anni, cioè, al quarto tumore di quelli bestiali, all'esofago. Io stavo in Germania, mi hanno rintracciato, ho preso l'aereo e sono venuto subito
a Milano, perché lei abitava a Casablanca da un po' di tempo. E allora che cosa è successo? Che non c'era più nessuno, c'ero io, gli ho dato l'ultimo bacio proprio e ho sentito spirare proprio la vita, diventata più pesante. Non so come... L'anima è volata via, questo vuoi dirmi? L'anima è volata via. E lo stesso con mio padre. Lui era un generale che non c'entrava niente con me. Però, momento, poi ho vissuto anche un po' con loro, 3 mesi in Via Nomentana, 4 mesi in Piazzale delle Muse, però non erano, non li sentivo proprio... Non è, certo, non erano dei riferimenti, erano figure che andavano e venivano, esatto, questo vuol esatto, dirmi. Esatto, esatto. Il nonno era il nonno. E tu li hai perdonati però? Sì, beh, per forza. E sei lui... però un papà super affettuoso, tant'è che tuo figlio Andrea ti manda questo messaggio. Papà l'ho sempre dovuto condividere, condividere con una sorella importante che è la musica. Ricordo ancora quel giorno in cui dovevamo andare al Gran Premio di Monza insieme e poi la mattina stessa ricevette una chiamata dal suo impresario che gli disse: «Alberto, stasera sei per un concerto a Latina». Lui prese un taxi e partì. Io al Gran Premio ci andai, ma senza di lui. Papà mi ha insegnato tanto, tantissimo, e credo che tra gli insegnamenti più importanti ci sia il forte senso di etica professionale e la passione che mette nel suo lavoro e che ha per la musica. Grazie papà, un bacio. Hai recuperato con tuo figlio? Mio figlio è il massimo e c'è mia moglie che sta lì, che me l'ha donato a dicembre dell'89. Agosto. Agosto. No. Dov'è la signora? Ecco. Sì, ma a dicembre però... È nato Gesù. Eccomi. Era sì. Il 30 agosto dell'89 e tu eri a fare un concerto a Foggia. Io sono andata in clinica per partorire e ti ho detto: guarda che ho perso le acque. E tu mi hai detto: ma proprio il 30 agosto che io sono a Foggia a un concerto. E io ho detto: va bene, vado. Sono andata, ho partorito, sei arrivato il giorno dopo con calma, ti sei commosso. E Cristina, poi vieni con noi, che adesso Cannoletta ci regala un bel quiz sulla parola luna di miele. Vieni qua, Cristina. Vai, vai. Grazie. E facciamo entrare pure una sedia oppure la mettiamo qua sulla nostra panca. Da quanto tempo siete sposati? 35 anni. 35 anni. E nonostante la seconda, secondo amore che è la musica, o forse... No, per lui è il primo. Ah, ecco, amore, il primo. No, vabbè, non lo volevo dire. Però. Lui è il primo. E noi però siamo molto rispettosi di questo. Tu non sei mai stata gelosa? Assolutamente. Dell'amore per la musica? No, perché chi ama sa essere lui complice. Lui è un genio. E quindi come... È un artista, lui è proprio la musica. Io quando lo sento suonare, dopo 35 anni, mi emoziono ancora, sempre.